Dottor Sapienza, presidente dell'associazione Tono Sole Mare, il signor Celluto, socio e anche anima un po' del, e braccio anche di tante cose. È un sogno che si realizza, che si era interrotto e ora rinasce questo del Museo della Tonnara. Dottor Sapienza. Sì, è un sogno che non era mai venuto meno, ovviamente, perché bisogna essere tenaci e insistere in quelli che sono gli obiettivi da perseguire. Ovviamente in una realtà generale disarmante noi stiamo cercando di rilanciare un po' di fiducia, perché quello che in questo momento credo manchi è la fiducia di continuare e di cercare di fare capire quello che è importante e che la gente vuole, perché il fatto, quello che noi stiamo constatando ora dall'altra parte, ci sono tantissime persone che hanno risposto non per motivi chiaramente di carattere personale oppure di clientelare, cosa hanno risposto perché la gente ha bisogno di cose positive, ha bisogno di avere delle cose su cui credere e che sono componenti della vivibilità. Senti, un museo della Tonnara che comunque nasce un po' lontano dalla Tonnara. Questa è una domanda che mi aspettavo, che chiaramente si porranno in tanti. Intanto questa vuole essere, non ha la pretesa di essere un museo vero e proprio, ma è una vetrina. Una vetrina che serve intanto a fare conoscere una parte di Milazzo che credo che in questo momento è totalmente trascurata perché chiaramente degli eventi che esogeni alla situazione stessa, quali la mancata portata avanti dei lavori del Tono, il fatto che praticamente è stata sottoposta magari a dei maltrattamenti questo territorio, chiaramente non sono stati valorizzati. Per noi questa posizione qua, che chiaramente è sintomatica e vicina anche a tutto quello che è la vita della città, al passaggio dei turisti, noi abbiamo, in questi giorni abbiamo lavorato qua, ci siamo resi conto della quantità di turisti che entrano in questo ufficio, quindi abbiamo associato due fattori. La posizione favorevole dell'ufficio. Da un'altra parte c'è anche il fatto della gratuità che ci viene offerta e che chiaramente non è da trascurare in momenti come questi. E chiaramente anche poi l'altra cosa importante che non dobbiamo trascurare è che questo museo continua in questo modo a vivere e a essere un seme per il futuro. Signor Cernuto, il prossimo passo è rivalorizzare il palischermo. Sì, io è un mio sogno rivalorizzare il palischermo. Ho lavorato tanto per preparare dei quadretti, perché ogni pezzo di legno lì ha un nome: Serretti, Serrettoni, Orli, Capobande, Rota di Prora, Rota di Poppa, eccetera, eccetera. Che io vorrei poter sistemare. Tutta la rete che c'è attorno, quella rete vecchia purtroppo che c'è attorno al palischermo, ripitturarlo, mettere delle luci, mettere dei paletti all'esterno con la catena per dire che quel posto là c'è qualcosa di interessante da vedere. È un sito che vorrei poter far visitare, un sito in più per poter far visitare alla gente. La gente a cui piace queste storie dell'antica cultura marinara del Tono, perché moltissimi ci vengono a chiedere dov'è il Museo della Tonnara. Io vorrei creare quest'altro sito da poter far visitare.